Ginevra De Benci era la figlia di Amerigo Benci, ricco banchiere, forse amico del padre di Leonardo, Ser Piero da Vinci. Andò in sposa nel 1474 a Luigi di Bernardo di Lapo Nicolini. La sua famiglia fu legata all'attività di Leonardo a Firenze. In casa Benci fu conservata l'adorazione dei magi, lasciata incompiuta dopo la partenza del pittore per Milano. Il ritratto venne commissionato dal marito della donna, Agnolo Doni, ricco mercante e mecenate fiorentino, assieme a un proprio ritratto, dopo il matrimonio avvenuto il 31 gennaio 1504. Lo stesso Doni aveva fatto dipingere a Michelangelo il famoso Tondo Doni, oggi agli Uffizi. Il quadro, commissionato dal marchese genovese Giacomo Massimiliano Doria, ne raffigura la moglie, Brigida Spinola Doria. Il dipinto è stato più volte tagliato su ogni lato, perdendo la raffigurazione del giardino sullo sfondo e la parte inferiore della donna. Questo ritratto raffigura Madame de Pompadour, favorita del re Luigi XV di Francia. È ritratta secondo il gusto raffinatissimo dell'epoca, incarnando quei canoni di bellezza ed eleganza assoluti che le genti colte e facoltose cercavano spasmodicamente di raggiungere. La donna raffigurata, la famosa duchessa de Alba, con occhi e capelli neri, altera, imperiosa, indossa un semplice vestito bianco e indica volitivamente una scritta sulla sabbia. La duchessa, nella scala gerarchica della società spagnola del tempo, veniva subito dopo la regina. Nel ritratto, Madame Récamier era figurata da Jacques-Louis David come una nobildonna romana, secondo la moda dell'epoca, nata dai ritrovamenti di Pompei. Lei era una donna molto importante nella società francese di quegli anni, spesso presente nelle discussioni dei salotti francesi, con le idee ben chiare. Madame Rivière era moglie di Philibert Rivière de Lisle, un influente funzionario di corte dell'impero napoleonico, che commissionò questo lavoro insieme ai ritratti di se stesso e la loro figlia Caroline. Seduta su un divano blu, Sabine indossa un abito da ballo scollato e ampio, con vita alta e maniche corte. Nelle settimane che seguirono l'assassinio del presidente Kennedy a Dallas il 22 novembre 1963, Warhol iniziò a raccogliere fotografie della First Lady dai giornali popolari. L'ostinato ripetersi dell'immagine vuole sottolineare con forza gli innumerevoli servizi giornalistici e l'ossessione del pubblico nei confronti del tragico evento. La Marchesa Casati fu una musa e una vera e propria opera d'arte vivente, non a caso venne ritratta più volte da Boldini. Luisa Casati Stampa fu senz'altro una delle donne più eleganti della sua epoca, una femme fatale che dominò le cronache mondane parigine agli inizi del Novecento. Il ritratto di Maria Tudor è un capolavoro di verità e di grande stilizzazione. Lei, terribile e sanguinaria nella sua determinata volontà di reintrodurre il cattolicesimo in Inghilterra dopo la Riforma, implacabile contro i suoi nemici, qui è rigida, impettita, appena appoggiata allo scranno regale. Sfido chiunque a contraddirla. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!